Una conclamata incapacità di programmare interventi che garantiscano la sicurezza dei bambini. È forte l'accusa che i gruppi consiliari del Partito Democratico fanno al sindaco Maurizio Brucchi, reo, dopo 2 anni di mandato e dopo aver ricoperto anche in precedenza il ruolo di assessore ai lavori pubblici, di non saper fornire una fotografia dello stato di salute e dell'adeguamento alle normative della sicurezza del patrimonio immobiliare scolastico comunale. I genitori fanno bene ad essere preoccupati, anche se dobbiamo dire subito che la nostra non è una zona sismogenetica, quindi qualsiasi evento sismico ovviamente sarebbe di riflesso su questo territorio. Noi abbiamo zone sismogenetiche nell'Aquilano e ovviamente quello che abbiamo ascoltato e abbiamo subito in questi giorni sono di riflesso e aggiungeremo per fortuna. Però questo non ci limita a dover porre la massima attenzione, cioè non bastano più le rassicurazioni a voce di qualche politico. Qui è il momento che i tecnici interni, ma io dico soprattutto esterni all'amministrazione comunale, facciano quello previsto dalla legge. Nel 2003 una legge ha provvisto che si faccia la verifica della vulnerabilità sismica di tutti gli edifici pubblici, le scuole in modo particolare sono quelle più sensibili, e quindi è il caso che si faccia. Adesso, se hanno dei costi, le amministrazioni devono vedere come sopperire a questi costi. Cioè, è il caso che nel giro di qualche settimana, che ovviamente non è possibile farlo subito, vengono fatte delle verifiche scientifiche, proprio con analisi del materiale, analisi del terreno, per far sì che qualcuno, ripeto, un tecnico possibilmente esterno, si prenda la propria responsabilità nel dire se le scuole stanno a posto oppure cosa bisogna fare per metterli in regola. E rispondere con carte alla mano? Assolutamente sì, non bastano, ripeto, più le parole di qualcuno che vuole rassicurare solamente per far credere che sia tutto a posto. Il tutto a posto non lo può dire il politico per questioni di circostanza, ma lo deve dire un tecnico abilitato a fare questo.